capisci tutto il discorso relativo al concetto di incertezza. Infatti vi invito primo a salutare Cerci, grazie. Due, a leggere questa frase di Lord Kelvin, che poi è l'essenza prima del concetto di misura. Io spesso affermo che quando potete misurare ed esprimere in numeri ciò di cui state parlando, solo allora sapete esprimere qualcosa di questo. Ma quando non vi è possibilità di esprimere numericamente l'oggetto della nostra indagine, la nostra conoscenza è scarsa, è insoddisfacente. Allora, stiamo parlando sempre di come io vado a caratterizzare o trovo informazioni su uno strumento di misura. Le caratteristiche che trovo quando vado a esaminare uno strumento di misura sono le cosiddette caratteristiche metrologiche, o meglio dei parametri che danno informazioni sul funzionamento dello strumento. Abbiamo detto che il primo discorso è il campo di misura, il secondo discorso è la curva caratteristica, il terzo discorso è l'incertezza. Dopo l'incertezza trovate un parametro la cosiddetta ripetibilità, che sembra essere un qualche cosa di simile tendenzialmente, però questo ovviamente lo diciamo fra di noi, è un fatto euristico, non è un fatto sempre vero. Il rapporto è di questo ordine di grandezza, e cioè la ripetibilità è più piccola dell'incertezza. Che differenza c'è fra incertezza e ripetibilità? Allora, la ripetibilità è la capacità dello strumento di rispondere allo stesso misurando, allo stesso valore del misurando, con una, virgolette, rosa di colpi, se così si può dire, che è molto più limitata. Il concetto è il concetto del bersaglio. Non so se avete mai provato a misurarvi con il tiro a segno. Quando voi vi andate a misurare col tiro a segno, le situazioni che si possono verificare sono più o meno descrivibili da queste quattro condizioni. La prima condizione, la condizione a cui voi vorreste arrivare, è che voi nella rosa di colpi che avete a disposizione per vincere la bambolina centrate il valore del bersaglio. Quindi questa è la situazione a cui noi dovremmo tendere. Nella realtà le situazioni che si possono andare a verificare sono quelle per le quali voi avete o una situazione del genere oppure una situazione del genere e una situazione
E cioè voi che cosa avete se la leggete così o la leggete così? Queste due situazioni sono indicative del fatto che voi siete un ottimo tiratore, il fucile, virgolette, è perfetto, e fra queste due situazioni c'è un qualche cosa che sistematicamente vi sposta il risultato. Perché? Perché voi siete strattici e non lo sapete. Perché, come spesso capita nel gioco, nelle fiere, diciamo, nelle fiere dove ci sono questi virgolette ladri, c'è un ventilatore nascosto dietro una tenda, per cui il piumino del vostro fucile, quando ha perso la maggior parte dell'energia cinetica, poi investito da una corrente laterale, si sposta. Cosa ancora più tranquilla, quello che vi dà il fucile l'ha leggermente deformato. Perché? Perché prima che voi vi accorgiate di questa sistematicità, voi una serie di colpi la dovete sparare. Ok? Prima di accorgervi che il fucile sistematicamente va a destra, dovete aver sparato almeno la prima serie di colpi. Quindi lui la prima serie di colpi ve la fa sparare, voi non ve ne accorgete, ok? E si è rifatto del costo della bambolina quando voi poi riuscite a capire che il fucile ha le canne deviate. Chiaro il concetto? Quest'altra situazione, ovviamente, è nient'altro che dire il fucile o voi siete pessimi tiratori. E cioè, c'è qualche cosa che rispetto a questo risultato dà uno spreading maggiore. Prima si diceva spread, però ora non lo possiamo più dire perché poi diventiamo i colpevoli di altri problemi. Quindi, qual è il perché di questo rispetto a questo? È il fatto che voi siete dei pessimi tiratori, per cui non riuscite a mantenere fermo nella stessa posizione il fucile, perché certamente uno dei problemi è il rinculo del fucile, e quindi rispetto al rinculo del fucile la vostra rigidità, se così si può dire. Oppure il fucile è sporco, le pallottole non sono tutte dello stesso peso e della stessa forma, di conseguenza le traiettorie diventano... Bene, questo esempio ovviamente vi fa capire che in entrambi questi casi c'è una sistematicità, d'accordo? Dal punto di vista statistico non cambia niente, dal punto di vista statistico non cambia niente, a meno che voi non vi accorgiate che questa gaussiana è larga e grassa e bassa, e invece questa è piccata. Chiaro? Allora, il concetto di tra incertezza e ripetibilità, la doppia informazione, perché voi ne avete due di informazioni necessarie, perché qua voi avete l'informazione connessa a una virgolette taratura, cioè a un confronto con un campione che vi dà dei dati certi del fatto che voi leggete, misurate, trasformate una informazione in un dato numerico, mentre invece nella ripetibilità l'informazione è questa, e cioè io ho un dato meno disperso o più disperso, ma non so quanto questo dato è virgolette bello
che mi quantifica la misura. Ho detto in altri termini, queste situazioni sono le situazioni che mi servono per misurare. Queste per controllare. Perché lo strumento di misura può essere usato sia per una quantificazione, cioè tradurre il tutto in un numero che mi dice quanto vale la grandezza, e su questo numero c'è la sanzione, c'è il verificarsi di un vincolo tecnologico, c'è la transazione commerciale. Quindi io ho esigenza di fare questo in moltissime situazioni. In tantissime altre situazioni io non ho alcuna esigenza, o meglio, mi accontento di avere un'indicazione e di controllare le variazioni della grandezza. Quanto siano veri i valori è un qualche cosa che non mi serve. Ok? Questa situazione nelle applicazioni strumentali è diffusissima. È diffusissima. Cioè moltissimi sensori sono dei controllori o degli indicatori di quanto la grandezza o raggiunge un certo valore o, virgolette, varia rispetto a un valore che voi avete stabilito. Allora, in molti forni industriali i sensori di temperatura servono semplicemente a dare un'informazione, non c'è nessuna ragione di avere la certezza di quel dato. Ok? In altre situazioni invece io voglio che la temperatura raggiunga un certo valore e di conseguenza devo usare un sensore per misurare. Faccio un esempio. Nella tecnologia del vetro io devo assolutamente verificare che la temperatura raggiunga i 628 gradi, che è il valore in cui il vetro passa ad essere un liquido. Ok? Quindi io prendo il vetro, praticamente altro non è che quarzo o silice che viene opportunamente portata a 628 gradi e poi, dopo aver raggiunto i famosi 628 gradi, viene raffreddato in un certo modo per congelare gli stati tensionali. Allora, nel forno che dà luogo alla generazione di quel fluido che poi solidificandoci diventa vetro, io ho un sensore che deve verificarmi che in quella massa ho superato i 628 gradi e ho trasformato la massa in un liquido. Dopo prendo quella massa, la porto a essere una lamina, la raffreddo più o meno velocemente e congelo lo stato tensionale. L'informazione su 628 è un'informazione fondamentale, perché se non supero 628 significa che nel mio vetro sono rimasti degli stati tensionali che lui si porta poi nella lavorazione. Allora, è chiaro che il vincolo tecnologico di misurare che nel forno si siano raggiunti 628 gradi in tutta la massa del vetro diventa un'esigenza di misura. Chiaro? Mentre invece nella lavorazione del vetro e nel raffreddamento forte del vetro che poi porta al vetro temperato, io non ho bisogno di sapere esattamente qual è il valore della temperatura del vetro, ma devo solo controllare
che la temperatura poi, virgolette, diminuisca raffreddando il vetro e soffiandoci su. Allora là controllo solamente, quindi moltissimi sensori vengono utilizzati per controllare. Bene, l'informazione per il controllo è questa, non è questa. Quindi la ripetibilità è un'informazione che mi dice e mi garantisce a parità di valore del misurando, senza nessuna garanzia sulla traduzione numerica, come lo strumento si comporta. Chiaro? Quindi queste due informazioni, incertezza e ripetibilità, di norma sono entrambe necessarie, e la ripetibilità di solito è molto più piccola dell'incertezza. Quindi, perché? Perché ormai le tecnologie dei sensori sono tali da potermi garantire che è più facile dare un'informazione di questo genere che dare un'informazione di questo genere. Chiaro? Attenzione, non confondete la ripetibilità con un altro parametro che trovate, ma non come attributo di uno strumento, ma come attributo di un processo di misurazione. Chiaro? Allora, la riproducibilità è la capacità dell'operatore o degli operatori che eseguono le misure rispettando un protocollo di non far sì che nell'effettuare la misura ci si inserisca una sistematicità che poi dopo creerebbe grandissime confusioni. Quindi un processo di misura è riproducibile, una misura è ripetibile. Sono due fatti completamente diversi. Chiaro? Torniamo a questo punto a ragionare sempre su questo discorso che ovviamente vi fa capire perché io, quando succede una cosa del genere, posso sospettare che la canna del fucile sia distorta o che ci sia il ventilatore dietro la testa. Quindi io sospetto, è una specie di processo indiziario, qualcosa fa sì che io, quando vado a tirare, mi trovo che vado sempre a destra. Ok? Sono strabico io, il fucile è storto, c'è qualcosa che è nascosto che io non so. Quindi la sistematicità di una situazione è un qualche cosa che richiede un'analisi di dettaglio e una conferma del fatto che sta sempre in una certa direzione. Non so se è chiaro il problema. Quindi attenzione. Allora, a questo punto, questa famosa sistematicità è nient'altro che il concetto che abbiamo detto: quando io vado a effettuare la misura, devo conoscere il funzionamento del sensore, perché il sensore ha una curva caratteristica che, virgolette, mi dà come risposta del sensore principalmente la sensibilità alla grandezza di misura. Però è impossibile affermare che il mio sensore non senta anche
le cosiddette grandezze di influenza, cioè il sensore sente principalmente la grandezza di misura, ma ci sono una serie di grandezze di influenza che modificano il segnale, che io ovviamente devo conoscere e mantenere costante. L'esempio più banale di questa situazione è un sensore che si chiama estensimetro. Che è un sensore che serve a misurare lo stato tensionale, o meglio le deformazioni. Siamo nel campo classico della meccanica, cioè nel campo della elasticità. Come funziona l'estensimetro? L'estensimetro è un sottile foglio di plastica molto piccolo, è una specie di francobollo su cui c'è incollato o reso c'è incollato, scusatemi, un filo sottile di metallo. Bene, in un metallo, e cioè se vi ricordate qual è la classificazione della tavola di Mendeleev, ok, e cioè in quelli che fanno parte delle prime tre colonne della tavola di Mendeleev, la proprietà resistenza elettrica quindi questa è resistenza elettrica segue una legge tipo quella che abbiamo visto essere la legge di Kairoussak per la dilatazione, e cioè al variare della temperatura la resistenza aumenta. Quindi se io ho un filo di metallo che praticamente è costituito da una serie di condizioni, questi sono ovviamente tutti ioni positivi, quindi sono dei cristalli ordinati, e qui all'interno c'è una nube di elettroni, che cosa succede? Che la corrente, o cioè gli elettroni, si muovono quando c'è una differenza di potenziale, e la grandezza resistenza elettrica all'aumentare della temperatura aumenta, e cioè più io aumento la temperatura, più che cosa succede? Gli elettroni che sono, virgolette, liberi, perché sono elettroni di valenza, cioè sono elettroni che non stanno nell'ottetto, ma sono fuori, non si ha informazione su quale elettrone appartiene al singolo ione quando lo ione diventa atomo. Bene, all'aumentare della temperatura che cosa succede? Che gli ioni vibrano, e cioè cominciano ad avere posizioni spaziali sempre meno fisse uno rispetto all'altro, e cioè è come se praticamente il loro raggio di azione di cattura dell'elettrone all'aumentare della temperatura aumenta, e quindi la resistenza al moto degli elettroni nei metalli aumenta, perché il gas di elettroni che viaggia all'interno del cristallo trova più
resistenza a muoversi e a quindi generare la corrente. Ci troviamo. Questo avviene nei metalli. Nei non metalli non è così. Ok? Anzi, all'aumentare della temperatura la resistenza diminuisce. Ma nei non metalli questo schema non vale. Nei non metalli che cosa succede? Perché all'aumentare della temperatura la resistenza diminuisce? Diminuisce. Perché? Quindi quelli che stanno dall'altro lato stanno alla sesta, alla settima, all'ottava colonna di mezzo e hanno tetti di 6, 7 e 8, giusto? All'aumentare la temperatura la probabilità che qualche elettrone salti e si liberi, e cioè che diventi un elettrone non più di valenza ma di conduzione elettrica, è elevata. Quindi quando io aumento la temperatura, nei non metalli il numero di elettroni liberi aumenta e quindi il non metallo diventa un conduttore, e cioè alfa è minore di 0. Chiaro? Bene. Allora, questo filo metallo che è reso solidale con la basetta, questo fogliettino di plastica, questo scotch adesivo, va bene? Per farti capirci. Ha una resistenza che è funzione della temperatura, ma anche una resistenza che è funzione dello stato tensionale, e cioè in un filo metallico la variazione della resistenza è sì collegata alla temperatura, ma è anche fortemente collegata allo stato tensionale. Allora, il sensore estensimetro è un sensore che a temperatura costante mi dà la possibilità di misurare gli allungamenti e quindi gli stati tensionali. E cioè questi estensimetri si mettono sopra o si rendono, in pratica si collegano, nella realtà la R è collegata alla sigma, non alla epsilon, scusate, e allo stato tensionale, non agli allungamenti, ma nella realtà voi sapete bene che quando parlate di elementi elastici, parlare di sigma e di epsilon significa praticamente parlare di causa e di effetto. Giusto? Allora, a temperatura costante, questo semplicissimo filo metallico reso solidale alla mia struttura mi dà una misura dello stato tensionale. Cioè, se io mi metto e mi seggo qui sopra, e sotto ci ho messo un estensimetro, e l'estensimetro è solidale, questo è l'estensimetro, quando io mi metto qua sopra, con il mio quintale, grandezza del sistema internazionale, cosa succede? Che il tavolo si deforma, giusto? Il mio estensimetro si deforma, e cioè questo filo che è reso aderente su queste fibre che sono... Come sono le fibre? Quando io mi sono seduto. Bravo. Le fibre tese significa che praticamente si è allungato il filo, giusto? Il filo si allunga se io conosco la curva caratteristica che lega R a sigma, misuro lo stato tensionale, giusto? Così si fanno i collaudi dei ponti. Non so se è chiaro. Beh, è tutto si fa. Allora, questo però, quando voi lo comprate, viene venduto con una curva caratteristica T
Allora, non lo so se in questo momento, nell'intorno di questo tavolo, la temperatura è 20. Se la temperatura non è 20, io non so come interpretare questo dato. Ok? Dovrei andare a leggere nel depliant dell'estensimetro qual è il legame fra R e T. C'è un sensore che sente sia la temperatura sia lo stato di tensione. Ma un casino. Quindi sembrerebbe inutilizzabile. Non è inutilizzabile perché invece di mettere un solo estensimetro sotto al tavolo, io ne metto uno sotto al tavolo e un altro libero esposto alla temperatura. Allora, l'estensimetro che sta sotto al tavolo sente sia lo stato tensionale sia la temperatura. Quello che invece è libero sente solo la temperatura. Se io li metto in un ponte di Wheatstone, quindi in due rami, uno genera una variazione di resistenza, stato tensionale e temperatura, un altro solo temperatura, ho compensato l'effetto della temperatura. I ponti, quando vengono collaudati, vengono collaudati semplicemente mettendo questi estensimetri nei punti di massima tensione. Quali sono i punti di massima tensione? Quelli più lontani dalla... No, non mi conto niente qui. Dove si scassa il ponte? Bravo. Non si scassano al centro, il punto, i ponti ormai, tutti l'alta velocità, l'autostrada, vengono costruiti come se fossero dei sistemi Lego, cioè con le travi. Okay. Allora la trave sta qua, il punto di tensione è questo. Scusatemi, quando voi mi vedete salire sopra al trampolino per fare il tuffo, il punto di massima tensione è questo qua, cioè ne è giunto, no? Allora si mettono nei giunti degli estensimetri che sono collegati ad altri estensimetri esposti alla temperatura. Il collaudo io lo posso fare quando voglio. Altrimenti dovrei aspettare il momento in cui sono 20 gradi, passa, piglio, cambiano e fanno passare. Non è possibile. È chiaro? Non è possibile. Quindi si fa passare il camion e si vede se l'hanno fatto al casello di Fiorentino, che è stato chiuso e adesso ci sta un divieto di transito per i tir superiori a 30 tonnellate, perché c'è stato un errore progettuale nelle fondamenta e quindi a quel punto. Se ci sarà stato arrestato il progettista? No. Perché? Perché fra il momento in cui il progettista ha fatto questo progetto e il momento in cui dopo 30 anni si è realizzato, sono passati 30 anni. Quindi il progettista è morto o comunque è andato in prescrizione. Non l'acchiappate mai il progettista in una nazione come questa. Ma perché i tempi dal momento in cui si pensa, al momento in cui si realizza, al momento in cui si rompe, e quando succedono alcune situazioni in cui ci sono gli ingegneri, probabilmente sarà il mio destino, di 80 anni, che firmano
le autorizzazioni perché tanto l'anno dopo, due anni dopo ci stanno chiusi. Costano queste cose. C'è gente di 85 anni, 90 anni, costano moltissimo. Che si assume la responsabilità, non è può andare a stare, non c'è niente. Non tengono più rete, quindi. Secondo il detto napoletano, tre sono i poteri. O fa vorre e chi non deve dire. Quelli sono i tre che non hanno problemi. Già vi siete stancati? Vabbè, 5 minuti.